Abbiamo voluto questa serata per fare gli auguri a Napoli. Li facciamo in un modo particolare, augurandoci che da un punto della città che è Rione Sanità questi auguri si propaghino per tutta la città. E grazie all'aiuto del Mundurua, grazie all'aiuto totalmente gratuito anche di Francesca Di Martino e Cinzia Massa, Vincenzo Moretti con il loro libro Rione Sanità, possiamo farle a tutta la città. Storie di ordinario coraggio e di straordinaria umanità. Ieri 20 dicembre la presentazione al PAN del libro Rione Sanità di Vincenzo Moretti e Silvia Massa, fra performance musicali, video e danza, è stata l'occasione per sottolineare l'importanza della trasformazione delle energie della città. A partire dalle storie delle persone che con il loro coraggio hanno cambiato la realtà ed hanno creato nuove speranze, proprio dalla sanità emergono trasformazioni che lottano contro la disinformazione di luoghi comuni attraverso la bellezza, la cultura ed il lavoro. Noi abbiamo scelto di raccontare le persone normali, di non raccontare di dei, di eroi, che naturalmente anche il racconto dei dei e degli eroi ha una sua funzione. Ma Cinzia e io crediamo molto che il cambiamento, in particolare in questa nostra bella città, sta nel racconto delle persone normali che la mattina si alzano e qualunque cosa devono fare, cercano di farla bene. Il vigile fa bene il vigile, che l'assessore fa bene l'assessore, quello che fa bene il pane, quello che progetta i ponti, progetta bene i ponti, perché questo determina il cambiamento. E ad immettere valore in questa lotta quotidiana sono anche le associazioni, i sacerdoti e le cooperative che hanno scommesso sulla voglia di farcela loro e della gente del quartiere, dandosela ogni giorno e facendone anche occasione di crescita e di lavoro.